Nella sfida tutta giallorossa del Rubens Fadini, la spunta alla recanatese di misura grazie ad un rigore realizzato da Pera alla mezz'ora del primo tempo. Per quanto visto in campo, il Giulianova, privo di Danna, Paudice, Ravanelli e Balducci, avrebbe almeno meritato il pareggio. Prima emozione della gara al secondo minuto con un contropiede dei locali finalizzato da Barlafante, che in area mette però il pallone di un soffio al lato. Aggressiva la squadra del presidente Bartolini, con i marchigiani costretti a non scoprirsi. La squadra di Federico Del Grosso cerca di fare la partita, attaccando però con raziocinio senza scoprirsi. Tacquini che restano però quasi immacolati per il match, equilibrato e privo di spunti di rilievo, visto che il gioco ristagna soprattutto nella zona di centrocampo. Si fanno preferire i padroni di casa, ma di azioni da rete neanche per sogno. Bisogna così attendere il 29esimo, quando Mariani atterra in area Pezzotti, che lo aveva superato per Vogliacco di Bari. Ci sono gli estremi del rigore che Pera trasforma con freddezza, regalando il vantaggio alla sua formazione. Doccia gelata per i locali sotto, ma che cercano di reagire, fallendo poi una ghiotta occasione al 31esimo minuto con Antonelli, che in area mette la sfera sopra la traversa. Cerca di attaccare l'11 giuliese, ma la manovra di Amadio e compagni è piuttosto confusionaria. Al 43esimo Antonelli riesce a mettere un pallone a centro area per Mitta, che non riesce invece ad intervenire e ad impattare con la sfera. Tutto qui il primo tempo con il parziale di metà gara di 0-1. Nella ripresa si riparte con il Giulianova alla ricerca del pareggio. All'ottavo pasticcio della difesa leopardiana, con Antonelli che non riesce ad approfittarne, trovando la risposta di De Chirico. Al 14esimo si vede la Recanatese con un tiro violento di Pezzotti, che manca di poco il bersaglio. Le squadre si allungano e così poco dopo c'è un'opportunità per i ragazzi di Federico Del Grosso, con Antonelli che in area mette clamorosamente fuori. Il match resta in bilico, anche se al 19esimo gli ospiti trovano il raddoppio con sbaffo, ma la rete viene annullata dal direttore di gara per un fallo dello stesso giocatore marchigiano. Al 21esimo esce Mitta e c'è l'esordio in casa Giulianova di Pedalino. La gara resta in bilico con le proteste giuliesi al 25esimo, quando Barlafante cade in area ospite, e con il direttore di gara che lascia però proseguire, andando poi ad estrarre il cartellino rosso al tecnico giuliese Federico Del Grosso. Gara che si scalda con gli ospiti a difendere il vantaggio di misura, al cospetto degli abruzzesi che attaccano con generosità e che si rivedono con un gran tiro di Cipriani al 35esimo, ma il giocatore del Giulianova non riesce ad essere preciso nella conclusione. Si arriva così negli ultimi 10 minuti di partita, con Pedalino che al 41esimo di testa mette alto prima del forcing finale, tanto generoso quanto improduttivo per il Giulianova, che perde la seconda gara casalinga della stagione ad una settimana dalla trasferta di Tolentino. Presidente, ancora una sconfitta in casa, come all'esordio con il Vasto Girardi, però oggi, per quello che si è visto dalla tribuna, la sua squadra avrebbe almeno meritato il pareggio. Ma io sono amareggiato per il risultato di oggi, perché penso che questa sia stata la più bella partita che ha disputato quest'anno il Giulianova. Ma a parte questo, purtroppo sono ancora qui una volta a recriminare su una conduzione di gara, ma non solo dell'arbitro, ma soprattutto dell'assistente che si trova tra le due panchine, a mio parere indisponente nei confronti nostri, della panchina. È stato espulso l'allenatore, non riusciamo a capire il motivo. Un atteggiamento arrogante che sto vedendo dall'inizio dell'anno. Penso di non aver mai fatto nulla contro, insomma, gli arbitri, sono stati sempre trattati nella maniera più educata possibile, quindi non riesco a capire questo atteggiamento. Poi, se andiamo a discutere sul rigore non concesso a Barlafante, stasera le immagini ci diranno, insomma, se era rigore o no, però a maggior ragione non riesco mai a comprendere come fa un arbitro dove ha concesso un calcio di rigore nel primo tempo alla squadra avversaria, giusto, e quindi ha portato in vantaggio la squadra avversaria sul rigore, non concederne un altro altrettanto evidente ad occhio. Lui era anche coperto, perché l'ho visto che era coperto, però nel non vedere o nel vederlo ha preferito non darlo. Ma arbitraggio, anche noi abbiamo avuto degli episodi secondo me da valutare meglio. C'è stato il gol di sbaffo di testa, sembra che sia saltato prima,
Poi è normale che la partita nell'arco dei 90 minuti, soprattutto quando vieni qui al Fadini, al Giulianova, c'è sempre qualcosa che ti può scappare. Però noi non abbiamo fatto una delle migliori partite, ma lo sapevamo perché abbiamo ancora giocatori che non sono al 100%. Però sono importanti questi tre punti perché ti dà morale, ti dà forza, ti dà autostima e sappiamo che dobbiamo molto migliorare. Siamo solo all'inizio, ma questo vale sia per noi che per il Giulianova. Le squadre non sono ancora al 100%, per cui tre punti da parte nostra qui a Giulianova sono fondamentali. Il nostro segretario nella prima giornata ha dovuto pensare a 100.000 cose per poter aprire il Fadini al pubblico. Ha chiesto ai ragazzi, insomma, se c'era qualcuno di loro che potesse avere qualche squalifica pregressa. I ragazzi avevano detto di no, quindi se succederà che il giudice ci darà il punto, insomma ci toglierà il punto, mi assumo responsabilità, ma non è sulla questione di un punto, no. L'importante è che la squadra faccia queste prestazioni perché poi i punti li faremo sicuramente.